I dati che sono pervenuti oggi e che verranno valutati venerdì in sede di cabina di regia confermano anche per la prossima settimana che la Lombardia rimarrà in zona bianca. Rimarrà in zona bianca perché nonostante la crescita dei numeri, sia l'occupazione dell'area medica che l'occupazione delle rianimazioni rimangono al di sotto delle soglie previste dalle disposizioni. Quindi, ripeto, anche la settimana di Natale sarà in zona bianca. Confidiamo che la vaccinazione che stiamo portando avanti per la terza dose, che stiamo portando avanti con grandi numeri e con grande determinazione, possa contribuire a scongiurare l'ulteriore crescita di questi numeri e ci auguriamo di poter mantenere la zona bianca. Sicuramente comunque con la terza dose, se anche dovesse succedere qualunque sforamento, saremmo pronti a rientrarci subito perché insomma con la vaccinazione e con la terza dose credo sia l'unico sistema per contrastare efficacemente il virus. Come le prime due dosi ci hanno dato la dimostrazione di essere stati in grado di contrastarlo fino ad oggi. Quindi notizia positiva e proseguiamo con un po' di con rispetto di quelle disposizioni che ancora ci sono e la vaccinazione per chi ancora non l'ha fatto, cercando di convincerlo a cominciare il ciclo vaccinale e per tutti gli altri a presentarsi per la terza dose.